adesso parliamo proprio di quelle che non ci stanno. Perché parlarne? Perché anche quelle hanno tutta una serie di comportamenti che bisogna un attimo decifrare. E anche e soprattutto ce ne sono alcune in particolare che bisogna evitare con maggiore attenzione. Allora, si è già visto che di solito quando una non ci sta, cioè primo caso, quella che proprio vi chiude il telefono, vi blocca il telefono, non riuscite neanche più ad arrivarci. Due, c'è quella che è gentile, almeno è gentile, e ve lo dice con gentilezza, poi magari dopo voi vi attaccate che non fate bene, ma almeno questa qui si comporta bene ed è gentile. Ma esiste la terza categoria, quelle che non ci stanno, però hanno fiutato il pollastro e allora decidono di approfittarne. E voi diventate i famosi servi della gleba. Cosa succede? In sostanza succede che voi ovviamente siete persi dietro questa tipa qua, e la tipa a questo punto vede che tutto sommato è una situazione che si può sfruttare. Ci sono vari modi. Per esempio c'è quella che tutte le volte che prende qualche traversa con qualche maschio, perché poi le prendono anche loro, pensate, alla fine succede anche loro, ovviamente viene a piangere sulla vostra spalla. Per carità, tra amici è anche giusto consolare un amico o un'amica che si trova in un brutto momento. Peccato che è sempre quella storia. Voi sperate che questo poi porti in una certa direzione a voi favorevole, ma invece questo poi non succede, perché la tipa poi cosa fa? Sì, piange sulla vostra spalla perché lui è stato un mascalzone, è stato questo, è stato quello, poi cosa farà? Poi dopo, alla prima occasione, si metterà con un altro mascalzone uguale e voi rimanete sempre lì a fare anticamera. Ma questo ancora. Poi ci sono invece quelle che vi usano come autista o come maggiordomo, che tutte le volte che hanno che devono andare da qualche parte o hanno qualche problema, ma natura più concreta, magari in casa devono spostare un po' di mobili di massello massiccio o robe di questo genere, ovviamente il fidanzato, beh, magari c'è pure un fidanzato, il fidanzato magari si è fatto di nebbie, ma non c'è problema, ci siete voi, pronti, e voi subito lì che accorrete. Ecco, e tra parentesi, con il fidanzato ben contento che ci sia qualcuno che lo sostituisce per tutte queste cose decisamente poco simpatiche, tanto lui lo sa benissimo che di non correre alcun rischio, perché tanto è assai improbabile che la sua ragazza lo tradisca con voi. Ok, ecco, poi a questo punto bisogna dire anche un'altra cosa. Con questo non voglio dire che sia assolutamente sbagliato, diciamo, se avete un'amica e ci tenete alla sua amicizia e questa vi chiede dei favori, o se vi fa piacere, però se sapete bene la situazione, quindi non vi fate illusioni, allora lo potete anche fare, però purché manteniate i piedi per terra e non pensiate che questo vi possa dare poi delle prospettive future. Altrimenti state attenti che poi questa persona non vi sfrutti, capiamoci, è un discorso molto sottile, molto sul filo, come è molto sul filo anche quell'altro discorso. Beh, dimenticavo anche quest'altra cosa, ci sono anche quelle che invece ci sono le cosiddette scroccone, cioè quelle che approfittano di voi per farsi pagare cene a ripetizione. Anche qui, cosa molto sottile e delicata. Allora, è pacifico che se uscite con una fanciulla
quale che sia la situazione, il conto lo dovete pagare voi, anche perché se vi fate la fama di tirchi, voi siete finiti, ok? Quindi questo sia chiaro. Però, come sempre, ci vuole un minimo di senso della misura da ambo le parti, nel senso che voi dovete pagare voi perché è giusto così, però anche lei deve un attimo avere un minimo di senso della misura, perché ci sono di quelle che prendono la russola e regolarmente si fanno invitare a cena da voi e poi pagate voi, dai 1, dai 2, dai 3, dai 4, insomma, la cosa può lasciare un po' qualche dubbio. Oppure ci sono quelle che magari le portate in pizzeria e loro, anziché classica pizza, birra, bibita più il dolcetto, loro invece si fanno una cena completa dall'antipasto al dolce, tutta a base di pesce, che a voi vi costa 4 volte tanto il budget previsto. Quindi insomma, ci sono anche quelle che se ne approfittano, quindi anche lì bisogna un attimo saper distinguere. Chiaro che se vedete che la cosa va per le lunghe in questo modo, per carità, ormai che ci siete dentro, quando ci siete dentro, ormai dovete pagare voi, cosa fatta a capo A. Dopodiché, magari evitate di portarla di nuovo fuori, ok? Sempre che, solito discorso, voi non ci teniate particolarmente e non vi vada bene anche l'amicizia, però sempre sapendo che oltre quello non si andrà, ok? Bene, niente. A questo punto direi che abbiamo più o meno sviscerato anche questo argomento e per il momento chiudiamo qui. Salute!